Amici di canalecaccia.tv, siamo ad EOS 2023 e naturalmente non poteva mancare un passaggio qui allo stand di Benelli nell'area Sporting. Sono con Silvia che è la responsabile e caspiterina, qui è successo qualcosa di interessante. Sì, abbiamo vinto un premio per noi molto importante perché anche il comparto sport viene più che considerato dai nostri clienti che ci hanno votato e quindi abbiamo vinto con il nostro M2 Speed che potete vedere qua. Bene, in realtà lei come al solito è molto modesta perché Benelli è leader nel settore del tiro dinamico, diciamo le cose come stanno, perché la gran parte dei tiratori mondiali scelgono queste armi che sono incredibili e qui abbiamo... un bel gruppo di atleti, con Paolo Zambai ci siamo già visti altre volte, ma ci sono i giovani Rampolli, ce n'è qualcuno anche esotico, con un cappellino degli Emirati Arabi Riuniti, ma gliel'ho fatto mettere io perché è rientrato da poco agli Emirati Arabi e poi ce lo facciamo raccontare. Partiamo da un'iniziativa che è nata circa 5-6 anni fa, estremamente interessante, da parte di Benelli. È andata, e noi eravamo presenti all'inaugurazione, naturalmente. Quindi andate magari su canalecaccia.tv per fare un feedback a qualche anno fa, quando Benelli ha un'idea incredibile: coinvolgere le persone che lavorano all'interno dell'azienda nel realizzare un gruppo di tiratori interni, non solo per fare team building, e a quest'ora ci può stare anche questo, ma perché stare lì a stretto contatto sulle pedane può aiutare chiaramente allo sviluppo anche dei prodotti. Certamente, certamente. Aveva una duplice funzione, o ancora di più di duplice, perché dava l'opportunità ai ragazzi di continuare una propria passione che vivevano già all'interno del proprio lavoro. Quindi lavorare per un'azienda che produce armi, sparare, e quindi un supporto economico molto elevato che abbiamo dato, che gli abbiamo dato l'opportunità magari di continuare a chi poteva mollare oppure che per problemi lavorativi diceva come faccio a spostarmi per le gare eccetera, e noi abbiamo colto questa opportunità. Abbiamo creato il team interno. Esatto, poi sui campi, come dicevi giustamente tu, diamo l'opportunità di confrontarsi al nostro tiratore che è al di fuori del comparto Benelli con persone che vivono la realtà Benelli, quindi che lavorano in differenti comparti, e grazie a questo possono dare un valore aggiunto, un'informazione in più, possono comprenderli anche in modo più vicino. Assolutamente. E poi l'altra nota estremamente positiva è che sono estremamente giovani, quindi aumenta la passione. Allora, adesso spieghiamo anche perché hai sto cappellino in testa e non sei, perché sei appena tornato dagli Emirati Arabi, esattamente da Dubai. Sì. Che hai combinato lì a Dubai? Intanto presentati. Perché... Ciao a tutti, sono Enrico Lugli. Sono appena tornato da Dubai, c'è stata una gara organizzata da uno dei principi di Dubai. Al Maktoum si chiama, lo sai? Sì, sì, c'era anche la premiazione, dove è andata abbastanza bene, diciamo. Sono arrivato undicesimo su 460 persone. Caspita, ovviamente. Complimenti, veramente un bel risultato. Sì, e i piattelli erano davvero difficili perché oltre al vento erano proprio dei lanci davvero tecnici. Era una gara di Sporting, composta da tre piazzole, dove si sparavano 9 piattelli, 7 piattelli. È andata abbastanza bene, peccato la partenza un pochino poi particolare. Appena dopo hai preso con il vento, hai incominciato giù a buttarli giù. Bravo. Mentre lui si divertiva praticamente, caro Luca, in Dubai, tu stavi qui in fiera. Io stavo qui in fiera. Che è comunque una bella esperienza perché vai a contatto con tanti amici che hanno la tua stessa passione. Molto piacevole. In che reparto lavori dell'azienda? Io lavoro nel reparto montaggio, prova sparo. Quindi, cioè, come dire, no? Il cacio sui maccheroni, direbbe qualcuno molto poetico, cioè... C'è un proseguimento del lavoro, anche il discorso al tiro a volo, che la Benelli mi dà questa opportunità di coltivare con le proprie armi che faccio, che testo in azienda, e questo mi fa molto piacere. Anche questa volta Benelli è stata riconoscente e mi ha invitato a partecipare anche alla fiera EOS, la prima esperienza per me, ed è stata molto coinvolgente sia a livello professionale che conoscitivo con le persone e con i competitor. E poi voi sparate con un'arma a cui io sono particolarmente affezionato, che è l'828U,
che ricordiamo è la sigla di Urbino, o come il numero, se non sbaglio, di Urbino, del patrimonio dell'UNESCO, quindi è una sigla estremamente significativa. Quest'arma è nata bella, ma è nata già pronta per lo Sporting, diciamo la verità, sì. Perché dal punto di vista estetico cambia poco da quella di serie, se non chiaramente la bascula in acciaio, certo. Ma con questo sistema rotante praticamente le chiusure possono anche subire uno stress di tantissimi colpi che non gli succede niente, certo. Poi chi meglio di te me lo può dire, insomma. Certo. Ecco. Le differenze tra i fucili sovrapposti della Benelli da caccia sono principalmente che, a differenza di quelli da caccia che hanno la bascula in alluminio, questa è in acciaio. Ci sono delle regolazioni che si possono fare nel grilletto di questo fucile sport sovrapposto alla Benelli, ci sono 6 tipi di regolazione. Gli strozzatori si possono montare, strozzatori esterni, la bindella in carbonio, e principalmente sono queste le cose principali. Poi c'è anche il Progressive Balancing, che è un brevetto della Benelli che fa in modo di equilibrare l'arma sia nei pesi che anche nel contraccolpo quando si spara. E quindi la rende un'arma molto valida all'interno dello sport. Pensa quanto conosco bene quest'arma. Vogliamo parlare anche degli anelli di piega? Sì, dentro il kit quando si acquista quest'arma ci sono 64 tipi di pieghe, 64 modalità per avvicinare, diciamo, il centro perfetto di ogni persona che l'acquista, e credo che già così sia un'arma molto molto valida. E perché dico questo? Perché i tiratori sono persone estremamente, estremamente esigenti, esatto. Pretendono il tutto dall'arma. E quindi, però è strepitosa, penso che è un'arma che è veramente divertente, sì. Io ho avuto modo di provarla anche ultimamente, dà delle soddisfazioni incredibili. Un progetto, una piattaforma, quella di 828U, che ci sorprende continuamente, Silvia. Sì, sì, già il design, no? Abbiamo voluto fare uno stacco completamente con il passato, infatti se vedete proprio è un altro sovrapposto, è un'altra visione, no? Nel nostro stile Benelli, quindi si compra con gli occhi, quindi prima di tutto è bello a vedersi, e poi sulla qualità del prodotto siamo Benelli, e quindi su questo credo che non dobbiamo aggiungere altro. Assolutamente. Last but not least, da Paolo a Paolo, invece qui parliamo del team ufficiale del B-Team. B-Team, sì. Quindi Paolo Zambai, Federico. E Federico Paolo. Paoloni. Leggevo Paolo, è coperto. Chiaramente è coperto. Allora, invece voi sparate con un'arma eccezionale che è l'M2. Spariamo con un'arma eccezionale che nel mio caso specifico è il Nova Speed. Il Nova Speed, non solo l'M2, perché questo? Perché Nova Speed, M2 Speed e M2 SP sono le armi che Benelli mette a disposizione praticamente del team. Poi ognuno si sente l'arma in base alla disciplina, che fa. Raccontaci qualcosa di quest'arma incredibile. Intanto sembra molto aggressiva, chiaramente con queste prolunghe. Sì, scusatemi, ma come vedete già sono ridotto male in situazioni normali, in questa fiera è stato un disastro, caro Paolo. Vedo, diciamo che cosa potrei dire ancora del Nova Speed? Probabilmente è lo stato dell'arte del fucile a pompa. Quest'arma, diciamo che racchiude tutte quelle che sono state le indicazioni, le necessità, le speranze, i desideri anche più occulti dei tiratori. Con quest'arma Benelli, io sono certo, sicuro anche di non poter essere smentito, ha realizzato il miglior fucile a pompa mai esistito e soprattutto pensato per la pratica agonistica, sì, del tiro dinamico sportivo. Perché il B-Team non è che è nato solo per esibirsi nei campi di gara, ma qui è come in Formula 1, le novità che vengono sperimentate quando si cerca di estremizzare praticamente, cioè di portare all'estremo le performance, vengono poi raccolte dall'azienda per portarle sui prodotti di serie. È stato così perché noi abbiamo iniziato la nostra avventura con l'M2 SP, che ancora ad oggi è catalogo, è una grande arma soprattutto per i principianti. Poi ci siamo evoluti con la famiglia Speed, quindi con l'M2 e con il Nova Speed, raccogliendo, come dicevi tu, tutte le esigenze dei tiratori, ovviamente capendo quali erano quelle soggettive oppure quelle oggettive, e da lì abbiamo compreso come effettuare questa arma, che come diceva lui sul pompa
no competitor, e sull'M2 Speed comunque è un semi-auto che, come abbiamo visto, ha vinto anche il premio. Quindi abbiamo proprio ascoltato e sappiamo la customizzazione quanto è importante per loro, perché come dicevi tu abbiamo assecondato e cercato di capire di arrivare a una customizzazione pronta all'uso, cioè il fucile è pronto all'uso, out of box, tiriamo fuori e andiamo ad allenarci in gara. Bellissima, out of the box, tiratelo fuori dalla scatola e andate immediatamente sul ponigo. Però qui io ho molti capelli bianchi, tu incominci a essere un uomo brizzolato, arrivano le giovani generazioni. Vieni Federico, se ti puoi avvicinare, che tu sei giovanissimo, caspita. Sì. Sono pericolosi sti ragazzi. Ti posso anche passare un attimo un testimone? Ecco, grazie, gli passa il testimone. Vedi, quindi come ti trovi tu? So che stai andando veramente alla grande anche tu. È una bellissima arma, molto performante e, come ha detto anche Silvia, tiri fuori dalla scatola e è subito pronta all'uso. A livello di che gara. Che cos'è che la caratterizza in modo particolare? La velocità d'azione? Sì, pratica, velocità d'azione, la possibilità anche di intervenire in modo facile nella perché nella finestra. Perché si sono state fatte tutta una serie di piccole accortezze. Sì. Vedete qui lo scasso. La finestra di imbuco. La finestra in buco molto più ampia, l'ergonomia, sì, il grip. I nuovi calci. I nuovi calci. Cioè calcio a stina con max grip per agevolare. Io quando vedo questi cannoni di prolunghe mi spavento sempre. Quanti colpi sparate? Diciamo che il serbatoio, questa qua è una capienza di 12 colpi. Da regolamento la partenza al massimo con 9, ma non c'è né una limitazione di capienza né di lunghezza. Di conseguenza, una volta sparato un paio di colpi posso caricare arrivando alla massima capienza dell'arma. Senti, ma se la cava veramente il ragazzo? Il ragazzo si impegna. Si impegna. Si impegna. Hai, scusa, 27. Sei giovanissimo, caspiterino. No, non lo chiedere a me. No, a te non lo chiedo, ma per te testimoniano tutti i successi che hai avuto in carriera, per cui non c'è bisogno di aggiungere altro, c'è solo da imparare di solito dall'esperienza. Esatto. Ma il bello è che è fortissimo ancora oggi, capito? È lì il problema. Ancora è tosto. È tosto, è un ragazzo tosto. È tosto davvero. Vedi Federico come ti ha risposto bene su un'arma in cui non è focalizzato? Perché lavora in Benelli e quindi lui spara con l'828 normalmente. Ma anche tu! Diletta. Ma dimmelo, no? Si diletta anche però. Anche con questo, perché abbiamo... Sono delle belve sti ragazzi, a dicembre, un dream team in cui abbiamo coinvolto sia i ragazzi che sparano con l'828, sia i ragazzi che sparano con gli speed. E cosa gli abbiamo chiesto di fare? Team building, quindi insegnare l'uno all'altro la propria disciplina, quindi lui comunque già era... Aspetta che adesso lo sistemo io, ma in che reparto lavori tu? Perché... ricerca e sviluppo della Benelli Arma. Oh, ragazzi, ma li piazzate proprio, cioè mi verrebbe a dire ci fate apposta. Bene, intanto questo bellissimo premio, uno dei tanti vinti dalla casa di Urbino, ma un grazie da parte di tutti gli appassionati perché gli mettete a disposizione delle armi veramente performanti. Veramente apri la scatola e spara, è quello che succede con un'arma Benelli. E c'è sempre una continua evoluzione, come avete visto, gli sforzi delle volte si migliora anche divertendosi, e questo del team Benelli di sicuro è. Poi che c'entra? Quando uno è un tiratore professionista, l'agonismo ti prende proprio, non c'è niente da fare. Assolutamente. Bene, amici di canalecaccia.tv, penso che ci siamo fatti una bella panoramica, adesso però tu vai a metterti la divisa Benelli, perché se vai in giro con sto cappello sei troppo esotico. Sono appena arrivato. Quindi... Complimenti comunque. Grazie per un undicesimo posto su 400 partecipanti, è un gran bel risultato. Tra i migliori al mondo erano i partecipanti. Bene, quindi a maggior ottimo. Ragione siamo molto soddisfatti. Io ringrazio tutti coloro che ci scelgono, perché noi mettiamo a disposizione delle armi che secondo noi sono il massimo dell'innovazione e dell'eccellenza, ma ringraziamo chi comunque lo apprezza e siamo grati del fatto che tantissimi ci apprezzano, e quindi volevo ringraziare i tiratori, perché senza di loro... E diciamolo ancora una volta, sono migliaia e migliaia nel mondo che scelgono queste armi perché sono in assoluto i leader nel settore dello sporting. I medaglieri conquistati dai tiratori Benelli parlano, penso, abbastanza chiaro su dati e percentuali, e chiaramente ci vuole il tiratore in gamba, ma ci vuole anche l'arma performante per questo sport, perché è un coniugio
dimmi se sbaglio, Paolo, ma necessario e importante. È assolutamente importante, perché può uno avere il miglior tiratore possibile, ma se lo strumento che utilizza nella sua pratica sportiva non è adeguato, non si va da nessuna parte. E qui abbiamo il connubio perfetto. Bene. Ragazzi, grazie. E Paolo è pronto per il mondiale a novembre? Sì, lo stavamo per dire, infatti gli volevo dire, ma ti sei preparato adeguatamente? Perché se gli faccio un'altra domanda oggi mi spara. Ci stiamo preparando. Ok, un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando. Teniamo alta la bandiera italiana sempre e comunque. Qui dallo spazio Benelli Sporting abbiamo concluso. Grazie a tutti per la vostra disponibilità, grazie al solito Silvia per aver organizzato questa mini kermesse, ok? Anche perché tra le altre cose io tra i vari impegni mi ero perso anche la premiazione, quindi abbiamo anche recuperato questo, perché mi sembrava giusto dirlo, perché da tanto tempo con le nostre telecamere seguiamo lo Sporting di Benelli e quindi vi vogliamo naturalmente tenere aggiornati. Ragazzi, dateci dentro, forza! Perché avete un'azienda alle spalle che è veramente strepitosa, un fiore all'occhiello dell'industria italiana nel mondo. I risultati dell'ultimo anno 2022 e quelli che sono già iniziati nel 2023 stanno a testimoniare questo successo universale di questo marchio, che coniuga tecnologia e bellezza, e non è poco.